Allora, eccoci qua, dicevo che passiamo dallo scherzo, dalle gag a delle cose serie. Parliamo della chiesa di Sant'Antonio Abate, dei ruderi purtroppo della chiesa di Sant'Antonio Abate. Questa chiesa era il nostro fiore all'occhiello, era di un'importanza grandissima non solo per noi, perché ciascun abitante di Frascaro per un motivo o per l'altro ce l'ha nel proprio cuore. Io qui dentro ho passato delle giornate intere quando ero bambina, e ciascuno di noi, ripeto, per cose belle ma anche per cose dolorose, l'ha vissuta in maniera intensa. Però vi voglio parlare di quello che è successo a questa chiesa. Questa chiesa, dopo il terremoto del 79, aveva delle problematiche che sono state rilevate, è stato sistemato il tetto, ma aveva dei problemi strutturali, tant'è che la regione con dei finanziamenti voleva sistemarla, proprio perché sapeva del valore di questa chiesa. Questa chiesa è un unicum, era un unicum nel territorio, proprio perché era molto simile alla Basilica di Assisi per le sue caratteristiche, e quindi in questo territorio non ce n'era un'altra. In pratica si prendono a cuore questa situazione, sembrava che si prendessero a cuore questa situazione per rinforzarla, e invece i finanziamenti che erano destinati a questa chiesa poi sono stati convogliati ad un'altra chiesa che non era di questo territorio. Che cosa succede? Che quindi la chiesa rimane così com'era, e io ve ne parlerò di quello che c'era all'interno e come era strutturata. Allora, la chiesa è una chiesa del XIV-XV secolo, ad un'unica navata, tre campate, era tutta completamente affrescata, addirittura con doppi strati di affresco. Alcuni erano visibili, la maggior parte no, e anche in questo avremmo voluto poi mettere mano se fosse stato possibile. Che cosa succede? La prima cosa che vi voglio far vedere è il portale. Il portale è cinquecentesco, era in marmo rosa, tutto levigato. Sopra non si vedono perché c'è l'ombra, c'erano tre simboli, tra cui il simbolo del Tau di Sant'Antonio. Era una meraviglia. Questo portale è stato interamente recuperato, e ora, come tutte le opere che siamo riusciti a recuperare, si trovano a Santo Chiodo, nel deposito di Santo Chiodo. Per quanto riguarda l'interno, vi spiego un po' come funzionava quello che c'era. Allora, nella prima campata, sulla destra c'era una statua, la statua di Sant'Agostino. Tutte le statue che erano dentro erano del XVI secolo, tranne una, che era quella della Madonna, del XV secolo. Tutte statue lignee. Quindi vi dicevo, entrando sulla destra trovavamo la statua di Sant'Agostino seduto, ma una statua imponente di grande valore. Dall'altra parte c'era una tela di grandi dimensioni, sempre del XVI secolo, che rappresentava la crocifissione, quindi c'era Cristo crocifisso, a destra la Madonna e a sinistra San Giovanni. Prima di andare nella seconda campata avevamo in questa parete, da questa parte, sulla parete frontale, un crocifisso che portavamo ogni anno in processione, che stava abbastanza bene quando è stato recuperato, perché, ripeto, siamo riusciti con tanta tenacia e con tanta forza a recuperare tutte le cose più importanti, almeno quelle essenziali. Questo crocifisso è stato portato a Santo Chiodo e gentilmente ce lo hanno messo in sicurezza, tant'è che subito dopo, nel 2017, quando abbiamo fatto la festa di San Rocco, che si svolge il 16 agosto, siamo riusciti a riportarcelo a casa, e ovviamente poi l'abbiamo dovuto riportare giù. Ora, grazie all'Associazione per il Sentiero del Silenzio, da Frascara a Norcia, che è nata proprio per salvaguardare i beni di questa chiesa, ma anche il territorio, questo crocifisso è in restauro, quindi il prossimo agosto potremmo portarlo completamente restaurato nella nostra solita processione.
Nella seconda campata, qui sulla destra, c'erano due grandi altari, anzitutto. Altari che sembravano di marmo, in realtà erano di legno, di età barocca, e c'erano due nicchie. Qui sulla destra c'era una nicchia che conteneva una statua meravigliosa della Madonna con il Bambino. Statua del XV secolo, che aveva un'importanza che voi non immaginavate. Dalla parte opposta c'era la statua di San Rocco, anche qui una statua lignea, XVI secolo, cromata e di un'imponenza incredibile. Era una statua ad altezza d'uomo, bellissima, con il cane che lo accompagnava. Subito dopo, terza campata, qui sulla destra avevamo una tela grandissima che rappresentava la Madonna delle Grazie. Dall'altra parte, proprio frontalmente, un'altra tela, la tela della Madonna del Rosario. Queste tele, tutte e tre le tele, sono state recuperate. Una è di 2 mesi fa, 3 mesi fa, adesso non vi saprei dire. L'ultima che è stata ritrovata, ma anche le altre, in condizioni veramente da piangere. Ecco. La prima che è stata ritrovata è la Crocifissione, che le abili mani dei restauratori di Santo Chiodo hanno diciamo in qualche modo messo al sicuro. Poi c'era il presbiterio, si arrivava al presbiterio tramite tre gradini di marmo, poi vi parlerò anche di questo. C'era un altare di marmo della prima metà del Novecento, che andava a sostituire un altare ligneo che probabilmente adesso si trova giù alla Madonna della Cona, che è la prima chiesa che avete incontrato venendo su. Una cosa bellissima, dietro all'altare c'era una nicchia che non so se riuscite a vederla, che è rimasta ancora in piedi. Dentro la nicchia, dietro a un vetro, c'era la statua di Sant'Antonio Abate. Quella nicchia è rimasta così intera, non è venuta giù, e la statua è rimasta integra. Quindi è l'unica statua integra che abbiamo recuperato a febbraio, mi sembra, 2017, grazie al nucleo dei carabinieri per la tutela dei beni culturali, e grazie anche a Emanuela D'Abraccio, ecco, grazie mille, Emanuela D'Abraccio, che insieme a loro è venuta a recuperarla. Questa è la statua che, vi devo dire, era una statua che metteva un po' di timore, anche un po' di inquietudine, perché era molto scura, sul grigio. Sinceramente noi di Frascaro non l'apprezzavamo molto. E invece, ripeto, integra, è stata portata a Santo Chiodo, è stata scelta trattante proprio per il suo valore, per essere restaurata. Adesso è questa, con dei colori bellissimi, e addirittura adesso ce l'abbiamo alle scuderie del Quirinale in esposizione. Chi volesse andare fino al 13 luglio credo che la troveremo lì. L'ultima cosa che voglio dirvi è che il pavimento di questa chiesa era un pavimento veramente di pregio, tutte lastre enormi di pietra, e così pure i gradini. E i gradini che, ripeto, riportavano questa statua unica che dopo il terremoto del 2016 è rimasta integra e che ci fa onore averla e averla apprezzata, perché, ripeto, prima non l'apprezzavamo così tanto. Grazie mille.